Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi siamo qui per vedere insieme il trailer di Final Fantasy VII Rebirth mostrato durante il Summer Game Fest 2023. Purtroppo per problemi personali non sono riuscito a seguire l'evento in diretta, ma recupererò ora qui con voi. Infatti vedrò il video per la prima volta proprio in questo istante. Che venisse rilasciato un trailer durante questo evento lo immaginavamo tutti, infatti nella settimana antecedente alla serata sono stati pubblicati sul Twitter ufficiale di Final Fantasy VII Remake 7 tweet che lanciavano alcuni hint di produzione sul gioco. Direi che ho detto abbastanza, clicchiamo sul tasto play, il video sarà sottotitolato in italiano e vediamo cosa quei mattacchioni di Nomura, Nojima e Kitase si sono inventati questa volta. Via! Midgar settore 2? Oddio, Barret Tifa ferita? Search and rescue operations are already in progress. Ma questa non è roba che c'è nell'originale. Questa è la timeline alternativa. Il viaggio nell'ignoto continua. Cloud che esce da una sorta di tunnel. Oddio, ma questa è la zona della Chocobo Farm. Madonna. Red bellissimo. Ma questa mappa è esplorabile? Oddio, sembra enorme sul serio. L'avevano detto nei tweet che ci saranno delle aree molto grandi. La Chocobo Farm, eccola qua. Con Red, tra l'altro, lì appollaiato. Intanto è Tifa che sta parlando qui. Bugenhagen! Cosmo Canyon, la scena del planetario. Quindi Cosmo Canyon confirmed. Questa è la Mithril Mine ad occhio. Questa immagino sia una zona fuori da Midgar. Questa è Calm, è il racconto di Cloud. Il flashback di Nibelheim. Mentre lo sta raccontando a Calm. Well now, think we woke it up. Si è svegliato. Oddio, ma. Wow. Questa è la Mithril Mine, chiaramente. Elena! Oddio, bellissima! Rude, giustamente. No, vabbè, c'è una fight contro Elena, bellissimo. L'hanno messa. Che figata. Beh, lei è favolosa. Altre zone esplorabili fuori Midgar che sembrano grandissime. Oddio, Junon! Junon! No, vabbè. Il finale mi ha fatto incazzare, ma qui... veramente sembra che siano ripresi. Tra l'altro c'è Yuffie, confermata anche lei. Questo... oddio, questa è la nave, la Shinra 8. Quella che porta a costa del Sol con Genova. Con Genova. Sì, sì, questa è la scena nella nave. La Shinra 8 come viene chiamata in Traces of Two Past. Questo è Cloud incappucciato. Flashback di Nibelheim. Con Tifa che prova a colpire Sephiroth e... so, who is she? Sebbene che l'uccisa, allora lei chi è? Ma di chi sta parlando? Oddio, ditemi che c'è la data di rilascio. Early 2024 su due dischi? Su due dischi? Ma che razza di progetto mastodontico è? Due dischi? A meno che uno non sia di installazione... come era per il precedente, ma due dischi sono tantissimi. No, vabbè. Le parti esplorabili di Gaia sembrano eccezionali a vederle e
trasmettono tantissimo il feel dell'originale, ma quella vista su Junon è spaziale, veramente stupenda. Vediamola un attimo, diamo un occhio veloce. Questa doveva essere più una reaction, ma magari mi soffermo a dire due cose in più. Allora, vediamo un attimo se riesco a ritrovarla, ma anche se la cosa che più mi lascia basito è la parte iniziale del trailer, in cui c'è quel tornado che colpisce il settore 2, mi pare, di Midgar. Sì, questa è Junon, e là sopra si vede anche... Questo è Lightwind. Questo è Lightwind di Seed. No, vabbè. I Numen potrei anche dimenticarli dopo tanta meraviglia. Qui invece abbiamo la Chocobo Farm. Si vede Iris là dentro. Red qui davanti, il Chocobo. Ma anche le parti di esplorazione, che figata sono. Questa deve essere la zona, secondo me, che collega Calm con la Chocobo Farm. So, cosa avrà fatto Cloud in questi anni? Dov'era? È Tifa che sta parlando con Iris qui? È assurdo, ma per quanto ne so io... 5 anni fa Cloud non era Nibelheim. Quindi Tifa... Tifa già mette in dubbio il racconto di Cloud. Tra l'altro qui li vediamo tutti insieme sui Chocobo. Tutti quanti sui Chocobo. Questa scena è molto Final Fantasy XV, ma è un Final Fantasy bello. Tra l'altro qui ci sono delle rovine. Viene quasi da pensare che possa essere una zona di collegamento tra Calm e la Chocobo Farm, subito dopo. Magari per andare dalla Chocobo Farm alla Mithril Mine. Però vabbè, c'è Bugenhagen. Vediamo Bugenhagen un attimo. Anche qui sembra fluttuare. E c'ha i suoi occhiali da sole tondeggianti. Classico, no, vabbè. Vabbè. Che figata. Che figata totale. Ma rivediamo un attimo la scena iniziale. Siamo ancora in diretta dal luogo del disastro, Midgar settore 2. Madonna, la città sembra essere messa malissimo. Peggio dell'esplosione di un reattore Mako, direi. Un enorme tornado ha colpito i settori 0, 1 e 2. Che tra l'altro il settore 2 non lo visitiamo mai in nessun capitolo della compilation né nell'originale. E qui vediamo Barrett ferito. Tifa? Mamma mia, vederla così mi fa stare malissimo. I soccorsi stanno recuperando i superstiti. Tra le macerie della tangenziale. Quindi è caduta una tangenziale qui a causa del tornado. Anche Red, Iris, ma Cloud non c'è. Cloud non c'è, quindi questa probabilmente è la timeline in cui Zack è vivo. Viene da pensare così di primo acchito, a meno che quel mattacchione di Kitase non abbia voluto riprendere l'idea originale che aveva per Final Fantasy VII, ossia far schiattare più della metà del party, i membri che non si sceglievano quando ci si paracadutava su Midgar in un certo punto del gioco. Anche se lì, vabbè, non mi sembrano morti Tifa, Iris, Red e Barrett. Però porca miseria. Potrebbe essere una scena collegata a questo punto al momento in cui vediamo Zack nella chiesa che vede tutte le persone che stanno piangendo. Forse è quello il lutto, il tornado che ha tirato giù tutto. Ma Midgar in lontananza in quel punto sembrava a posto nel finale di Remake, mentre vabbè la scena di Zack nella chiesa è nel finale di Intermission del DLC di Yuffie. Ma volevo solo vedere una cosa, fatemi dare un'ultima occhiata. È spettacolare comunque, non vedo l'ora. In realtà resiste appena. No, sembra veramente enorme, enorme. Questa è anche una foresta.
Volevo vedere nelle fight se Red compare come personaggio giocabile. Essenza del pianeta, tutto il discorso che Bugenhagen fa sulla planetologia. Secondo Hojo sono legati a Sephiroth, probabilmente parla dei cloni. Li chiamava le sue i cloni, scusate, i tizi incappucciati. Sephiroth era Midgar, abbiamo combattuto. In ogni caso è vivo. Questo è l'Indy Calm, la locanda di Calm. Doing who knows what. Io sono. Well now, think we woke it up. Angered it more like. Questo nemico davvero sto cercando di ricordarlo. Ma al momento. Barrett è Red tredicesimo. Sì, c'è anche lui. C'è anche lui che combatte. Non mi ricordo però di queste qua. Queste. 5 barrettine? No, vabbè. E qui sono chiaramente nella Mithril Mine, perché li incontrano lì. Sì. La Mithril Mine è confermatissima proprio. No, vabbè. Due dischi. Beh, io sono basito. Sono veramente basito. Cloud Barrett Red 13. Sì, è giocabilissimo. No, infatti devo notarlo già prima che qui lo si sta controllando. Yuffie. Però non si è ancora. Non si sono visti Vincent e Sid. Chissà se effettivamente ci saranno. Avrei voluto vedere anche un glimpse di Costa del Sol. Questo ti legge nel cuore in fondo all'anima. That she can become those you hate. Questo dovrebbe essere proprio Genova Birth. Those you love. Wow. Io sono letteralmente sconvolto dalla bellezza. You know that I killed her. Di quello che. Perché ok, sì, è chiaro che andranno a cambiare delle cose. L'inizio del trailer ce lo fa capire. Però ci sono anche tantissime scene che riportano a eventi che conosciamo molto molto bene. Ragazzi, che dire, io spero che rilasceranno presto una data precisa, perché un early 2024 può voler dire tutto ma anche nulla, ma insomma vedremo. Per il momento impressioni estremamente positive, tutto quello che volevo vedere c'è, tranne appunto Costa del Sol, che mi auguro utilizzeranno per un buon fanservice. E nulla, io vi lancio quest'idea, se vi può interessare potrei magari pensare di fare un'analisi un po' più approfondita di questo contenuto, ma me lo dovrete dire voi qua sotto nei commenti. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, come sempre vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale, e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Sicuramente di Rebirth avremo ancora modo di parlare a lungo. Buona serata a tutti ragazzi, ciao!